Allora, come va questa esperienza? Faccio il mangino, vabbè, faccio buona, capitano, è sempre tutta un'altra. Ma no, devo dire che comunque è anche diversa, anche perché è sicuramente un'altra responsabilità, quindi mi affianco più in là, però devo dire sicuramente entusiasmo anche, però completamente diverso dal ruolo di mangino. Questo sono emozioni diverse, eh? Sono emozioni diverse, per esempio, come ti dicevo, appunto, anche la responsabilità diversa. Allora, facciamo un po' come vedi il fatto dei cavalli. Intanto sono contentissimo, intanto come tutti siamo contenti di poter ripartire dopo 3 anni di stop, sicuramente come già si vede, forse insomma la voglia dei senesi di respirare l'odore del palio sicuramente è forte, quindi già questa è la prima cosa positiva. Speriamo di poter rifare finalmente questo palio e di poterlo farlo anche con le regole, diciamo, nostre, normali, che poi non ci siano ulteriori problemi. Vabbè, a parte se non tiro le bombe, no, c'è il periodo che non è periodo, che poi dopo la pandemia, a questo punto non credo. Sì, poi vediamo, la stagione andando avanti, da anni passati, ovviamente, di poter fare le cose normalmente. Insomma, la capitano come si gira? Come va? Bella, come prima, se non più di prima, però giocavamo bene. Cavalli esperti, si va su cavalli esperti, ho idea. Questo guarda, per quello che riguarda cavalli, vediamo nel corso della provincia, perché credo sia importante dopo 3 anni di stop di poter rivedere ovviamente tutti i soggetti, sia di esperti che addirittura 7, 6, 5 anni, magari appunto ancora un anno esordito al palio, e quindi intanto vediamo come andrà la provincia per poter valutare effettivamente quali saranno poi i soggetti con l'attitudine, diciamo, al palio. Senti, ma l'aggeggio se si rifà a portarlo a... Chi è l'aggeggio? L'aggeggio io. Speriamo che l'aggeggio possa ritornarci ben volentieri, insomma. Sarei molto contento, questo sicuro. Vabbè, no, poi non mi faccio lo fanno scritto io. No, no, faccio il ciaccione. Il ciaccione di loro. Grazie, un grande bocca al lupo. Grazie a te, Camillo. Grazie, che mi hai visto, vediamo un po'.